Bueno, gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez estaremos jugando, sí. Bueno, voy a decirlo. Estaremos jugando Marta is Dead o Marta está muerta, ¿verdad? En español. Y sé que este juego salió hace 2 meses ya, 3 meses, digamos. Pero yo estaba esperando que saliera en disco para poder jugarlo, por lo cual no lo jugué anteriormente. ¿Qué pasa? Nada, lo de siempre. Denme apoyo, por favor. Denme like. Denme me gusta el video. Y obviamente, si les agrada el contenido, compártanlo en cualquiera de sus redes sociales. Porque eso me ayuda muchísimo a expandirme como canal. Y a llegar a otras personas, ¿verdad? A otra gente. Y nada, comenten qué les parece el juego. Si quieren que lo siga subiendo o no. Ustedes deciden. Esto huele a copyright. Lo más importante es, gente. Si gustan de mi contenido, suscríbanse y activen la campanita, cosa de que YouTube les notifique cada vez que yo haga directo o subo un video al canal. Vamos a comenzar y vamos a darle a entonces, a tu guardado de sistema PS4. ¿Quieres cómo queda tu guardado de Play 4? No, yo no jugué la versión de Play 4. Vamos a ir a ajuste. El juego se desarrolla en Italia, por lo cual lo voy a dejar en Italia. Sonido, música. Vamos a dejarle en 50. Ya está, altavoz. ¿Cómo que altavoz? Volumen de música, voy a dejarlo en 40 porque no sé cuánto se me escucha, ¿verdad? Me voy a dejarlo en 50, así 40, 40, ¿verdad? Aplicar, 16 cuadrados, video. ¡Coño! 3840 por. O sea, 4K puro. Está 1920 a 1080. O 3840 por 2160, que es 4K. Y este será para correr a 60, ¿no? Yo lo voy a poner en 4K para el carajo los 60 FPS. Todo un juego de historia. Brillo, siempre lo subo. Vamos a subirlo ahí a uno más. Uno menos, uno más. Ahí está. Aplicar. Jugabilidad. Italiano, sí. Español, claro. Subtítulo, sí. Así, sí. Gatillo, sí. Claro. Estabilidad de la cámara, dejo así porque no sé cuál es. No, movimiento de la cabeza al caminar. Pista en pantalla así, censurada, no. No, y no voy a jugar las imágenes censuradas, voy a subirlo como es. Bueno, gente, tengo ganas de jugar esto, así que vamos a darle comenzar. Y me callo la boca. Recuerden que está en italiano, tienen que leer. Ok. Ya lo tengo en 60 ya. No quiero subirlo mucho. Una vez más lo digo. Recuerden, denle pausa y lean eso si lo quieren leer. Recuerden que está en italiano el juego, lo voy a dejar en italiano porque se basa en la Italia de la Segunda Guerra Mundial y no voy a dañar el juego, lo voy a dejar en su idioma principal. Lean este mensaje cuando quieran. Ahí está el disclaimer del juego, básicamente la advertencia del juego de que tiene imágenes fuertes, sin censura y sin nada. Eso queda totalmente a ustedes. Vamos a continuar. Ahí está el para que busquen ayuda si están sufriendo de algún tipo de crisis, ¿verdad? Ahí está la página internet. Continuamos. Advertencia, este juego contiene escenas que muestran mutilaciones, autolesiones. Algunos jugadores pueden encontrar la apertura de la versión censurada. No, no me interesa, gracias. A mí esa porquería de censura no me importa para nada. Vamos a jugarlo como es. Eso es para niños pendejos. Aquí somos gente de última dura, gente. Vamos para allá. Coño, qué gráficos lindos ya, ¿no? Coño, qué gráfico. Ciao, sono Giulia. Giulia Kappa. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. E già sta un psichiatrico, no? Psichiatrico. Quando fui mandata a stare dalla tata. Comité de abuelo. E già sta un psichiatrico sentato, ¿verdad? Porque está diciendo que no han visitado en años, ¿no? Y está ahí como toda seria, debe ser eso. Tal vez estamos nuevo capítulo de la leyenda, verano de 1929. La storia della dama bianca. No, passerotto, non questa sera. No, passerotto, non questa sera. Sì, lo so che la dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia.
Ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama, ho deciso, Tata. Poverina, soffre così tanto, però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene? Certo che no! Allora io mi sento più tranquilla, io le voglio bene. E mia sorella Marta? È in pericolo? Marta è con la mamma, puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì, mi manca un pochino Marta, ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, Tata. Dormo. Sognerò la dama. Era molto bella. Era molto bella, sì. Molto bella. Allora molto io bella. La sognerò bellissima. E io sarò bella. Bella come lei. Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, Tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, poi dormo, promesso. E va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola peste. Mi encanta perché yo estuve jugando recientemente Assassin's Creed 2, Brotherhood y Revelation, y él es italiano. Adorado. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. Ok, para mover la cámara. Lean, por favor, porque yo no. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna. Lean el libro. Morta per mano dell'uomo che amava. O lean los subtítulos como quieran. Che tiene un grafico de madre. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Ok. Ricorda che io non posso parlare per encima del personaggio. Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. Ah, poverina, però, non è giusto. La vita non è giusta, tesoro. Ma è la vita e dobbiamo imparare ad accettarla. Ci proverò, però mi fa una rabbia. Leggi, Tata. Ok, possiamo interattuare. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. Io però sono un idoreato contro una nena. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Ok. Da allora, il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Ah, mi fa un po' paura questa storia, anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio? No, Tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. Piccola. La dama esige la vita di una giovane donna. Ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti, la dama si libera del fardello del suo dolore. Supongo che succederà, verdad, verdad? Perché algo non va a passare. Buonanotte, Tata. Buonanotte, amore mio. Amore mio. Supongo che sarà verdad perché en la carátula del juego
Passai da lottata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che... Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Ok. Ahora vamos a jugar nosotros. Vaya, pero estos 30 FPS están malos con cojones, ¿no? Este juego no va a 30 FPS, este juego va a menos, en plan, esto va malísimo. ¿Qué iba a decirle? Que en la que me entiendo que esto va a ser lo que va a pasar en el juego, porque en la carátula en la cajita del juego sale Marta y una mujer más que tiene la boca como cosida, que es ella, ¿me entiende? Tal vez sea una gemela de ella o tal vez sea el espíritu de ella, no sé qué es, pero tal vez sea lo que pasa. Vamos para allá. Interactual R2. R2. Abajo, para arriba, para arriba. Ok. A rotolare il rullino. R2, para arriba, para abajo. Aprire la macchina. Togliere il rullino vecchio. R2, para arriba. Mettere il rullino nuovo. Metterlo di nuovo. R2, R2, para arriba. Chiudere la macchina. Caricare. Caricare. R2 y para lado. Attivare il temporizzatore. Ci siamo quasi, devo solo mettere a fuoco l'immagine. Che cosa más cabrona, no? Tutto lo che aveva che hacer antes, no? Il papa, tu. C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. Usa R para mover l'obiettivo. Questo, no? Questo è un cuerpo, no? Ma. È una persona. Devo aiutarla. L1, pallau, pallau. Ero inorridita all'idea che qualcuno potesse essere annegato nel mio lago. Era il mio mondo quello. Ci passavo intere giornate a fantasticare. Mi perdevo nei miei pensieri e quel risveglio fu terribile. Ai papa. Però cara, mi devo quedar io nua. Arriba. Al frente, pero no puedo ir para arriba ni nada, tengo que nadar por debajo obligado. ¿Quién será esta, no? ¿Qué tengo que hacer? Ok, notai subito que indossaba un mio vestito, ero spaventata. Trascinai come potevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. Era mia sorella. Mia sorella gemella. Ah! Una cosa impossibile.
Ero così disperata. Lo della Non sapevo caratula! più né cosa facevo né cosa pensavo. Se lo fucking. Lo acabo de decir que te pega una gemela y mira para allá, mi hermana gemela. ¡Qué pinga! Devo stare calma. R2. Marta non è morta. Ah, la hermana es Non è Marta. Y possibile. por eso es que dice Marta is dead. O sea, Marta está muerta. Non è vero. Entonces Non eso fue el sono entrata espíritu. nella casa. Pero ¿cómo se vogal? Tutto andrà bene. Marta, 26 febbraio 1923. 1923. 923. Me encanta el italiano, de verdad. Uno de mis idiomas últimamente favoritos. Tutto bene? Ti Todo senti bene. male? Cosa stai combinando? Vai, Erich, corri! I miei corsero verso di me. Mia madre mi abbracciò. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Mi sentivo protetta. Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi Marta. Non volevo far svanire tutto. Così feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Avrei dovuto Ok. far finta di essere Marta. Per sempre. Pero ¿cómo así? Ah, o sea que a esta nena, a la hermana de Marta, o sea, a yo, hombre, para, pausa, 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 pausa. A yo, siempre como mi mamá como que me odiaba y mierda y jodienda. Y cuando murió Marta, pues ella pensó que yo era Marta y por eso fue que me acaricié y todo eso. Parece que se murió la otra. Y por eso está, ella está diciendo como que, ah, pues yo tengo que actuar ahora como Marta, ¿me entiendes? Ay, papá. ¿Ustedes ven estos gráficos, gente? Mira, ahora es que el juego corre un poquito mejor. Pero todo depende en qué lugar tú estés viendo. Señal de la cruz, levantarse, señal de la Signore, cruz. vita di chi muore, sia il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Marta. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito, perché io possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. Eterno riposo donale, Signore, e splenda la luce eterna. Sa cruz es una cruz invertida, nunca Erich, una cruz real. ti ricordi di accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. La mamma ha sempre qualcosa da fare, per tutti. R. ¿Cómo así? Ok, da un break. Yo tengo que hacerlo aquí. Ajuste. Seguridad de la cámara, obligadísimo. Tengo que subir esto, papá. Esto ponlo al 2. Ahí mismo, vamos a ver. Vamos a continuar. Ahora, ya chévere, coño, pues no parece que va a 30 FPS, ¿sabes? Tal vez va a 40, y a 40, 45 FPS, ¿saben? Porque no va tan. Libri, libri, libri. E nella villa ne sono rimasti almeno 10 volte tanti. En nuestra villa. En nuestra villa. Coño, mano, eso me recuerda a ese auditor de Assassin's Creed. La mamma e il babbo. Eleganza e ricchezza. Ma il dolore non costa nulla e non guarda alla forma. Questo pittore era amico del nonno. Mi sono sempre piaciuti i suoi quadri. Da bambina li guardavo per ore. Io e Marta. L'unico modo per riconoscerci era vestirci in modo diverso. Neppure la mamma è mai riuscita a riconoscerci. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ve?
La mamá pensó que la mamá, ponle que yo me llamaba, yo soy Natalia y mi hermana es Marta. Pues mi mamá me odiaba a mí, a Natalia. Me odiaba a mí, Natalia. ¿Qué pasa? Que a Marta me parece que la quería. Y ahora que se murió Marta, pues mami piensa que yo soy Marta, no Natalia. Y por eso fue que me acarició, tal vez. I bastoni del babbo sono bellissimi, ma non so dire perché, mi hanno sempre fatto paura. Son un maldito perro, y cara, ¿cómo eso no te va a dar miedo? ¿Cómo es que se ven los objetivos? Ah, lo tengo que dejar apretado, ya. Andare in bicicletta qui in giro è bellissimo. Queste però sono le bici di mamma e papà. La mia è fuori. Mia fuori. Ora non ne ho bisogno. Oh, voy a poder correr bici. Coño. Dale, vámonos. Hay un botón de correr. Ah, L1 es para correr. Ok. L1 es para correr. ¿Qué botón más malo, Dios mío, para correr? Es una foto ahí puesta, ¿no? Como que no se mueve. Anyway. Non posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio, sempre. Ok. Eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza. Ok, como usted diga, señora. Vamos para allá. 17 luglio 1944. La nostra famiglia, commossa, vi è vicina in questa grave circostanza. Ernesto e famiglia. 17 luglio 1944. Nel cordoglio che ci unisce, siamo al vostro fianco in questo momento difficile per la prematura perdita di Giulia. Vieron. Monsignor Attilio D. Vieron. Ellos piensan que yo, que Julia fue quien murió. Yo soy Julia. Y tal vez mami no me, mamá no me quería a mí, quería a Marta. 17 luglio 1944. Ministero della Guerra. Direzione generale, leva sottufficiali e truppa. Partecipiamo al vostro improvviso dolore, inviandovi sentite condoglianze. Il tenente colonnello relatore. Me encanta el italiano, de verdad que es uno de mis idiomas actualmente Un favoritos. dipinto antico. Lo trovo così triste. Mi comunica un grande senso di solitudine. ¿Por qué el italiano no me gusta? Aparte del japonés, japonés me encanta también, pero en mi idioma es número uno, japonés y adiós, italiano y Non japonés. c'è motivo di telefonare ora. Ok, como usted diga, señora. Yo voy a verificar a mi hermana, me dito pobre. Ma che diavolo! Per un attimo mi sembrava di aver visto. No, no, non è possibile. È solo tutta questa situazione. Vamos para allá. Ah, pero aquí hay un montón de cosas, ¿no? Recoge esto. Vamos con calma, gente. Yo voy a explorar todo aquí lo que se pueda. ¿Qué hago con esto? Para arriba. L1, R2. No sé qué hacer con esto. Ah, puedo prender las velas. Ok. Prendeme aquí. Dale con calma, my love. Prendeme aquí. Esto para ser un juego indie, la verdad es que esto está bastante bien, ¿saben? Yo sé que han sacado. Ernesto, potresti venire a prendere i fiori, per favore? Oppure manda Marta. Non ha un attimo di pace. Anche in un momento come questo, non riesce a stare ferma un solo istante. Vaya. La scatola di un telegrafo. Io lo so usare. Il babbo mi ha insegnato. Ok, un telegrafo. Yo no sé usar eso, así que me tiene que enseñar mamá. L'oboe del babbo. Stavamo preparando un duetto molto bello insieme, le rare volte che era a casa. Il babbo, la mamma e i nonni materni. Sembra quasi Qualcuno impossibile che il vieni a babbo sia un prendere questi soldato. benedetti fiori? Sarebbe stata più adatta la mamma, se non fosse stata una donna. Quando Mira. mamma chiede una cosa, non si scappa. Questi Hombre, fucili dame. da caccia non sono del babbo. Lui non va a caccia. Li deve aver lasciati qui la tata.
Ahora viene para acá y me meto un chancletazo, tú, a ver. ¡Bum! ¡Canta cabrón! ¡Te viene! ¡Viene a pagar, muñeca! ¿Qué está pasando? Eso sí, los modelos de los personajes están un poquito chivichapis, ¿saben? Tutto deve essere sempre perfetto per lei. ¡Ia! ¡Mira, mira, mira la ropa! ¡Mira la ropa! ¿Qué importa si tú la ves rubia o no, pendejo? No entiendo, la verdad. ¿Dónde van estas flores? Supongo que... Déjame correr un poquito porque... El botón de correr, qué mierda que es, ¿no? Es L1. Aquí. Ok. Parece que vienen visitantes, exacto. ¿Qué sucede? Chi ha chiuso la porta? Ai papà. Erich. Erich, svegliati. Ti sembra il caso di dormire? Proprio qui. Come? Sì, devo essermi addormentato. Di cosa parlano? Eggy. Ma non puoi stare sempre qui. Vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Tua figlia? Tua figlia? Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva, ti ricordi? Ma cosa dici, Irene? Giulia è morta! Che discorso è questo? Come puoi? Appunto, dovresti pensare a Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Marta è sorda! Tu che non puoi aver figli... Ma ti sembra il momento? Giulia è morta, Irene. Morta. Qualcuno l'ha uccisa. Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto. Lo capisco. Cosa credi? Se non lo capisco io. Sempre problemi. Solo problemi. Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente. Tu sei pazzo! Io sono pazzo? Io? Che è? Tutto ben mal traducido. L'hanno fatto per io sono il loco. E così, sono io la causa della tua morte. Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Papa. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. No, non possiamo fare più niente insieme, vero? Più niente. Ya entiendo. En la carátula de la caja de la foto, de la caja del juego, ¿verdad? Sale la hermana, Marta, que es la que murió, con la boca tapada, la boca cosida, porque y con los oídos cosidos también, porque es sorda, por lo cual tampoco puede hablar bien. Y Julia, que fue la que supuestamente murió, ¿verdad? Nosotros somos Julia. Tienen que actuar ahora como eso. Ay, papá. ¿Qué pasó? Ay, papá. Mentre i bombardamenti angloamericani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa, è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco, Erich Kappa, è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti. Tal vez ahora este juego se desarrolle como que yo me quede con ese trauma de que se me la murió mi hermana. Sembrava soffrire molto. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta, ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata io. E sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili.
Eso mismo iba a decir. Ella se queda tal vez con el trauma. Y esta vez se quedó con el trauma de que yo Marta, entonces Marta, ella se quedó con el trauma. Marta ha perdido, ha encontrado. Marta ha encontrado. Tal vez se quedó con el trauma y por eso Marta ha perdido su alma. Yo entregará, le robé. ¿Por qué? Para. Me está dando. Se me está poniendo oscura la pantalla. Le robé a ella la vida. La identidad. Identidad. Yo le robé a ella la identidad. Exacto, porque yo me estoy haciendo pasar por ella ahora, ¿no? Io ho rubato la sua identità. Io ho rubato la sua identità. Yo creo que aquí viene escena fuerte, ¿saben? Así que advertidos están que los que son flojos de corazón se vayan de aquí o esquipen el video. O si no, no sé. No sé si viene escena fuerte o no. Tal vez sí, porque veo ahí sangre. Ah, ok, sí. Ya entiendo. Estoy cortando la cara como diciendo, ah, mira, yo le robo la identidad. Ya estoy entendiendo. Sé que va a ser de Psycho lo que voy a decir, pero es que están bien hechos los efectos de la sangre. De verdad que 10 de 10. Ay, papá. Eso es lo que está diciendo ahí. Le robó el alma y le robó la identidad. Era solo un sueño. Un horrible sueño. Chero, qué gráfico. El volto de mi sorella. Vorrei que todo fosse un sueño. Y vedere mia sorella que dorme nel suo letto. Invece il letto è vuoto. E questa è la realtà. Ya lo que fucking gráfico, mano. Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa. E ora. Déjame hacerle zoom. No, no la demo, fucking. Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Posso catturare l'anima di Marta. Perché questo gioco mi sta dando tanto.
La habitación, nuevo capítulo. Yo puedo bajarme en algún botón. No, si es apretado. No, pues no. Esto aquí. Coño, qué fucking malditos gráficos están en la madre, mano. Vamos a ver. Favole spaventose. Tutto sembra essere spaventoso ultimamente. Eppure qui è tutto così bello e luminoso. Esto aquí tiene mucho simbolismo, a ver. Mucho simbolismo. Ay, papá, déjame darle son a esta. Vamos para allá. El juego tiene unos gráficos de la madre, gente. Por lo menos en Play 5. Yo no sé en Play 4 cómo se ve este juego. Pero mira para allá estos gráficos, brother. Dios mío. Bien mamón, bien mamón. ¿Qué por aquí? Este cuadro. ¿Cuánto llevo de grabación? 36 minutos. Voy a dejarlo un poquito más de frente ya. La nostra bellissima casa. Nonostante tutto, però, preferisco essere qui. Claro, pues coño, después lo que pasó. E i vestiti di Marta. Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Perseguire in Potrei roba? Anche usare i miei vestiti nell'altro armadio. Perseguire in roba? Che me pongo hoy? Vamos a ponernos esta. Che sto qui, esta. Se ve linda, pero es que esto es una camisa como de hombre, ¿no? Es que esto es de hombre, ¿no? Ah, esta es la que tenía puesta. Sácame aquí. Abre, ábreme, ábreme. Sono già vestita. Mira, canto de mamá hueva. Ancora favole spaventose. Es caperucita roja, ¿no? Yo no sé, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí para pa investigar? No me quería ponerle esto. Me quería. Quiero. Quería ver si podía probarme otra cosa, pero ya no me deja. Esto aquí, vamos a ver. Gente, la verdad es que tengo ganas de jugar este juego y apenas lo estoy empezando. Chissà dove è la chiave. Adosso non l'aveva. Forse è finita in fondo al lago. Es verdad. ¿Qué más es esto? È il 18 luglio. No hay nada más por aquí que tenga. No. La puerta, la cartera, esto, otra caja más. Tengo siempre la mia cassetta chiusa a chiave. Pues cabrona, pues igual que tu hermana. Ah, mira el Ray Tracy, mira el Ray Tracy, mira el Ray Tracy. Anyway, vamos para acá. Esto aquí que es, una carta, una foto. Una foto. Se la mamma vede questa fotografia, me la butta via. Poco ma sicuro. Siamo io e il lapo. Voglio vederlo il prima possibile e piangere la morte di Marta assieme a lui. La tata mi verrà presto a trovare. Esta es la abuela. Ah, esta es la abuela. Mira qué linda. Qué pena, una mamá que no te quiera, yo está cabrón. Il mio vestito. Quello che Marta indossava quando. No, murió. Dito, man. Che cosa una brutta, bella, come. Ecco tutta la famiglia riunita. Una cosa veramente rara. Algo bastante inusual, dijo. No, non mi fijé bien in ese. I libri e i giochi di quando ero piccola. Ancora mi piace averli con me. Verdad che il botón este de dejarle R3 apretado. Para después darle R2 es malísimo. O forse era Marta. Nessuno se lo ricorda. Per oggi William. Sono già vestita. Ok, come te dica, signora. Non fuimo. Ho la cartera. Nella borsa c'è sempre tutto quello che mi serve. Andiamo tranquilla. R1. Ha aperto il bolso di Giulia. Giulia. Aquí puedes encontrar objetos de Giulia que Giulia lleva siempre consigo junto lo que recoge durante el juego. Ok, R1. Los objetos aparecen en la parte inferior a la izquierda. Selecciona un objeto, utilizarlo o analizarlo. Intenta seleccionare la llave o il mapa. Ay, papà! Esto è il mapa nada más de este canto. ¡Ya, puñita, brudil! ¿Qué carajo es esto? Ay, papà!
Mira esta pendeja. Ok, este es el lago. O sea, tal vez este mapa entero. Este es el lago, ¿verdad? Esta es la villa, ¿no? Esta es la villa, ¿no? ¿Cómo yo muevo la cámara para abajo? Ok, para arriba. Esta es la villa. Creo, ¿verdad? Este es donde yo estoy ahora, obviamente, la casa. Para acá está este monte del diablo. Este es el lago. Acá hay una entrada de, se parece que entrada secreta, ¿no? Algo así, una cuevita vi por allá, por aquí, mira. Mírala aquí, ¿ven? Ven que como que se mete para allá arriba. Y esto para acá, y ya, papá, si esto es un mapa gigantesco. Ay, papá. Ya voy. La chiave della mia cassettina. Vamos a ver la cajita. Vamos a ver qué hay. Il mio diario. luglio 1944. Questo è un nuovo diario. Ci siamo trasferiti qui oggi e quello vecchio l'ho scordato a casa mia. Ma va bene così. Un nuovo capitolo nella mia vita. Un nuovo diario. Ci hanno fatto venire qui per sicurezza, dicono. Il babbo, la guerra e tutto il resto. La tata ci ha lasciato la sua casa ed è andata a custodire la nostra villa. È strano essere qui dopo tanti anni. Ricordo la tata che mi raccontava la favola della Dama del Lago. È uno dei pochi ricordi di quando ero piccola. La tata non c'è, peccato. Però Marta è qui con me. E poi potrà vedermi molto più spesso con l'Apo. Stupendo. Lui è sempre qui intorno. La mamma fortunatamente è troppo preoccupata a sistemare la casa per pensare a me. Almeno per ora. Dalla pallau, vamo 16 luglio 1944. C'è qualcosa di strano nel bosco. Ogni volta che sono al lago ho una strana sensazione. Forse è la leggenda della Dama Bianca che mi influenza. Mi vengono delle strane idee. Penso che ci siano delle presenze. Poi penso che sono completamente scema. Comunque sia, scema o no, voglio fare delle fotografie. Non sono spaventata, anzi, direi che sono eccitata. Mi sono messa d'accordo con Marta. Domani mi accompagnerà al lago a mettere due nuove macchine fotografiche con il temporizzatore. E vediamo cosa riusciremo a Eia. fotografare. Non prima di un bel bagno, ovviamente. A dire il vero, Marta non ama molto la fotografia e ultimamente neppure fare il bagno, ma si diverte a stare con me, a farmi i dispetti. Poi, quando si stanca, si mette a leggere i suoi libri e io faccio le mie cose. Stiamo insieme. Stiamo bene. Eso fue ahí, fue donde pasó lo que pasó, bendito, man. No vaya, cierra. Coño, pero Come vamos a dici? ver. ¿Cómo dici? Va bene, non la sveglio. Accendo solo la sua luce. Almeno quando si sveglia, sa che deve scendere per la colazione. Date, sal. Pensano davvero che io sia Marta e che non possa sentirli. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire che posso sentire o saranno guai seri. Ok, no puedo hablar ni decir nada porque no me meten el lío, pues allá para el carajo. Pero si Gilia, cabrón. Ay, papá. Este juego se ve interesante la premisa, la historia que tiene es súper interesante. Vamos a ver cómo se Che desarrolla. bella la neve. Non nevica spesso da queste parti, purtroppo. Horrible, señora. Y a ver tu adorno, lo que tiene mi abuela en la casa. La gente, siéntense un break, pongan el video en 4K y pongan a saber estos gráficos. Lo voy a dar aquí 5 segundos, 4, 3, 2, 1, en plan bellísimo. Me quedan 15 minutos para terminar de grabar. Déjenme avanzar lo más rápido posible, que hay muchas cosas que hacer, entonces Il no puedo babbo avanzar ama queste tanto. stampe di Firenze. Io le trovo un po' tristi. Firenze, romana, visione dell'antica entrada. Ricostruzione dell'antica entrada. Correspondiente all'attuale villa. No, all'attuale villa del.
Tosing, eso no sé qué es. Non so nemmeno che dice, ma o meno lei, ahí, más o menos. I Todo quadri trivia. a casa nostra non mancano mai. La mamma è appassionata di pittura. Ok. Esto aquí está cerrado, ¿no? Yo sé que es para correr el L1, pero solo quiero verificar que no se me quede nada. Por aquí, a todo chill. Parece que va a poder salir por el bosque en este juego. Y eso sí me pone un poquito nervioso. È chiusa. Strano, perché hanno chiuso proprio la mia vecchia stanza? Da Ah, mira che caproni! bambina, quando sono stata qui con la tata, questa era la mia camera. Yo lo que voy a hacer, gente, yo voy a subir este episodio, ¿verdad? Y luego voy a... Déjame guardar. Ay, papá. ¿Cómo que guardado automático? ¿Dónde se supone que yo guardo aquí? Yo no quiero auto guardado. Aquí, esto tiene que ser. Dale. La habitación, ahí está. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a subir esto tal y como está, ahora mismo. Y yo subiré los siguientes episodios en directo. Simplemente para que sepan que ustedes saben. No pasa nada interesante. Pero ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Y mira esto, qué cabrón. Mira. Me encanta el efecto, mano. Gli scudi di famiglia della mamma. Me sta dando come che pantallazzo La colazione per Marta è pronta. Possiamo andare. Sì, si sta facendo tardi. Il giornale lo hai lasciato? Sai quanto ci tiene Marta a leggerlo? Sì, Irene, è lì sul tavolo. Non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci lì? Sì, puoi lasciarla lì ancora qualche giorno. Ti dispiace? Era per Giulia. Poi la toglierò. Ora mi fa troppa tristezza vederla lì, è come se... Non so come Va spiegarti. bene, va bene, va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Il babbo ha ragione comunque. Marta leggeva sempre tutto. Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale l'impegneranno molto. È tutto più complesso con la guerra. Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. In pieno inverno mi mettevo a dormire accoccolata accanto al fuoco e la tata si arrabbiava. Vorrei mica diventare un carboncino, Giulia. Ah, Giulia, ok, Giulia. Io non che Giulia, Giulia normale. Ok, yo voy a hacer lo que yo vea que hago ya. Il nostro vino viene prodotto proprio qui. Il babbo dice che è straordinario. Io odio il vino, meglio la birra. Questi Ma la birra. piatti non sono nostri, li ha lasciati la tata, me li ricordo bene. Lo de siempre, el típico gallo. Ok, ¿qué más hay? Por encimita, voy a ver lo que sea para terminar Gli scudi este di famiglia della mamma. videíto. ¿Más? Diablo, pero entonces, ¿cuánto sello? Por aquí ni no nada. No, vamos a leer el periódico. El periódico, vamos a ver. No, primero las cosas aparte, la secundaria. Cioccolata, un privilegio per pochi di questi tempi. Pane, Ok, hombre, déjame la aquí. burro, marmellata e caffè. La tipica colazione di Marta. Io preferisco il miele e il latte, ma dovrò adattarmi ai suoi gusti, ovviamente. Ok, vamos ahora a ver esto. Per Giulia, per fotografare sempre di più, il babbo. Scattando una foto posso verificare che la macchina sia a posto. Potrei fotografare un passerotto. Ce ne sarà certamente qualcuno qui fuori. Ok, un momento se l'ha letto. Feroce assassino a San Casciano. Giulia Cappa, giovane donna di rispettabile famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione. I carabinieri indagano.
emerge il possibile movente politico. Marta non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. Yo puedo seleccionar donde yo puedo leer, ¿no? Esto, exacto. Vamos a leer esto. Primi miglioramenti nel tesseramento alimentare. La razione del pane è aumentata di 50 grammi al giorno. Un chilo in più al mese di generi da minestra. Riforma del trattamento ai braccianti agricoli e distribuzione straordinaria di marmellata. Ok. Ya leí esto, ¿no? Sì. Giulia K., angosciati ma sorretti dalla fede, ne danno il triste annuncio la mamma Irene E., il padre Eric e la sorella Marta. I funerali avranno luogo alla Romola, giovedì 20 luglio alle ore 21:30, partendo dall'abitazione dell'estinta. Ok. Dito. Saldo baluardo anche nei cieli. 159 aerei abbattuti in 24 ore della difesa germanica del continente. Importante operazione russa a nord-ovest di Jassy. Convoglio nemico disperso nel Mediterraneo. Due caccia e sei mercantili affondati. Sta brutana che tu se te muera tu hermana e te des cuenta tu che a ti non te querían pa un carajo. Feroce assassinio a San Casciano. Giulia K., giovane donna di rispettabile famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione. Ya te lo leí, ¿verdad? I carabinieri indagano. Emerge il possibile. Ehi, te lo leí ya. Ok. Non si può dar pa' atrás, no? Cerrar, vai. Vaya se pa' la pinga, esce de puta. Figlio di qualche puttana. Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Figlio di puttana. Puedo salir, ¿no? Es que ya yo no quiero salir. Quiero verificar las cosas de la casa primero. L'inferno di Dante illustrato da Doré. Sempre cose allegre. Ok. Ok. Guerra. Sempre guerra. Anche nei quadri. Che tempo no, per non star vivo questo da cano. Io dico che erano tante foto del babbo. Chissà chi sono queste persone. Queste maschere. Le ricordo da sempre. Ho sempre cercato di fuggire il loro sguardo. E se mi metto per qui che è? Mi piaceva guardare la tata che cucinava. E rimediavo sempre un sacco di cose buone. Perché mi sta dando pantalla su sta merda? Non entiendo. Nueva apariencia desbloqueada. Oh, que hay diferentes cámaras. Cameras. A birds. Triangle. No, para. Estaba a punto de usar una cámara de Julia. Es una Rollercoaster de 1940 con película de 120mm. Se utilizará para hacer fotos en el juego. Algunas fotos tendrán elementos ocultos que harán avanzar la historia del juego. Ay, la mierda. Mientras sujeta la cámara aparecerá un icono que indica los puntos de interés fotográfico. Este icono aparecerá y será más claro cuando más cerca esté. Pulsa cuadrado para ver tu cámara y el accesorio instalado. Ay, papá. Ah, mi coño. Voy a darle ese, no joda. Buscar el elemento que quieres fotografiar y pulsa X para continuar. O pulsa triángulo para salir de modo cámara. Ok, sí, pero pichón. Meter en el bolso. Quiero seguir aquí rápido. Vecchie fotografie que el babbo aveva fatto a questa casa. Oggi Bonsi, nel giorno di Sant'Alessio. La battaglia in furia nella città martoriata dai bombardamenti anglo-americani. La Nostra Signora del Carmelo, compagnia del Fallschirm Regiment, contrattaccava ieri, costringendo i francesi alla ritirata e arrivando fino a Piazza del Mercato. La situazione è attualmente sotto controllo. Ok, vamos a ver aquí. ¿Cuánto me queda para grabar? Me quedan pocos minutos ya. Firenze.
15 luglio 1944. Generale Eric Kappa. Inviamo, come da accordo pregresso, materiale di comunicazione criptato militare. L'apparecchio deve rimanere nascosto e segreto. Heil Feldmaresciallo. Karl H. Heil Hitler. Ai papà. Ai pa. Ehi, che passò? Ahí vate come che. Uè. Mi amore. Amore mio. Molto bene. Voy molto bene. Y por ahí más para investigar nada, para irme rápido para afuera. La bicicleta la puedo usar, ¿no? Sí, no, no, ¿sabes qué? No, no voy a usar nada. Voy a tirar la foto al pajarito y ya. Le tiro la foto y nos fuimos. Y acabo el video, porque ustedes saben, tengo que acabar el video ya. Si no me coge tarde. Siamo fortunati. Di questi tempi le dispense sono vuote e c'è chi ha fame. Ma con un babbo generale tedesco da mangiare non manca mai. Ay, pero sí, aquí mucho que birds. ¿Saben qué? Voy a guardar aquí. Espero empezar justamente donde lo guardo, porque si no me encojonan. Así que anyway, gente, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado, espero que hayan pasado bien. Voy a guardar a... aquí. Espero que les hayan pasado bien, espero que les haya gustado el videito. Sé que es algo diferente, sé que... Y tampoco es que mucho haya pasado, pero... ya saben, el siguiente video que haga va a ser antes de, el siguiente video que haga va a ser en directo, exacto, ustedes me entienden, voy a hacer esto aquí, aplicar, ahora te va a correr a 60, ¿no? Efectivamente, coño, los gráficos no se ven tan mal, coño, los gráficos no se ven tan mal aquí en 1080. Déjame ver, rápido, rápido, rápido. Nah, nah, tacho, no, no, se nota, se nota, se nota. Se nota, se nota, se fucking nota, papá. Anyway, sé que es algo diferente, pero vamos para allá. El siguiente video que haga, estén ready, que va a ser un directo de este jueguito que tengo mucha... Así que nada, gente, chao, chao.